Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quando giriamo un video ci preoccupiamo un sacco dell'inquadratura, della qualità di registrazione, della risoluzione del filmato e spesso ci dimentichiamo di un fattore davvero molto importante, ovvero l'audio. Un video è composto al 50% da immagini e al 50% da suoni. Se noi abbiamo un video perfetto e un suono davvero scadente, il nostro video non spiccherà. Spesso infatti conviene investire un po' di quello che avremmo voluto investire nel video nell'audio, in modo tale da non avere uno al top e l'altro scadente, in modo tale da ottenere così un compromesso di audio e video che può portare il vostro video a spiccare davvero. Oggi infatti voglio aiutarvi a scegliere il microfono che dovreste utilizzare per i vostri video. Questi quattro microfoni coprono le situazioni principali in cui un videomaker si può trovare. Abbiamo un lavalier, uno shotgun, un handy recorder e infine un microfono a condensatore. Tranquilli, tranquilli, non dovete assolutamente comprarli tutti e quattro. Questo video infatti è volto a aiutarvi a scegliere quale di queste quattro tipologie di microfoni è la migliore per i vostri video. Iniziamo dal lavalier. Questo tipo di microfono è utilizzato in tutte quelle situazioni dove il soggetto si trova piuttosto distante dalla videocamera che sta utilizzando. Infatti l'audio della videocamera risulterà molto lontano dal soggetto, mentre se andiamo a utilizzare un microfono che sta praticamente incollato alla persona che parla, l'audio risulterà molto più chiaro e inoltre si andranno a cancellare tutti i rumori ambientali che si trovano intorno al soggetto che parla, visto che il microfono si trova comunque relativamente vicino alla bocca della persona che sta parlando. Per tutta la durata di questo video utilizzerò infatti un microfono di questo tipo, un lavalier. Il particolare modello di microfono che sto utilizzando è un Rode SmartLav, progettato per essere utilizzato in coppia con uno smartphone. Infatti basta collegarlo e potete iniziare direttamente tramite l'app a registrare sul vostro dispositivo, in modo tale da non avere alcun tipo di cavo tra voi e la macchina fotografica o la videocamera che state utilizzando. Sarete completamente liberi. Ovviamente c'è un lato negativo. Quando voi andrete a montare il vostro video in post-produzione, dovrete sincronizzare l'audio della vostra videocamera con quello realizzato con il Rode SmartLav. C'è però di buono che questo microfono costa abbastanza poco. Di solito i microfoni lavalier hanno prezzi davvero esorbitanti, almeno quelli che funzionano molto bene. Di conseguenza questo microfono ha un prezzo che si aggira sui 50 € ed è davvero fantastico per quello che poi appunto ci consente di fare. Il link ad Amazon lo trovate ovviamente nella descrizione di questo video. Passiamo adesso al microfono shotgun. Questo microfono è perfetto per tutte quelle situazioni in cui voi vi trovate davvero vicini alla vostra macchina fotografica. Perché non dovreste utilizzare l'audio interno? Perché l'audio interno delle macchine fotografiche fa davvero pena, sia che siate lontani, sia che siate vicini. Se andate dunque a utilizzare una shotgun, risolvete questo problema, perché il microfono viene collegato sopra la vostra macchina fotografica, non dovrete portare il lavalier tutto il tempo, perché sarà integrato con la vostra macchina fotografica e andrà ad aumentare notevolmente la qualità dei vostri video. Certo, non dal punto di vista video, ma da quello audio, che è davvero importante. Un'altra situazione in cui potreste utilizzare il microfono shotgun è in studio. Infatti, se utilizzate uno studio per registrare, potete utilizzare un'inquadratura fissa e posizionare il microfono shotgun fuori dall'inquadratura, ma comunque vicino al soggetto, come se adesso io ce l'avessi ad esempio qua sopra, in modo tale che sia fuori dall'inquadratura, che però sia molto vicino a me. Questo potrebbe essere comodo perché vi rimuove tutti i problemi di andare a utilizzare un microfono lavalier, metterlo, toglierlo, registrare, sincronizzare in post. Potete collegarlo direttamente alla macchina fotografica in modo tale da avere tutto direttamente in un unico video. Ci sono davvero tante marche di microfoni shotgun, ma io vi consiglio il microfono Tuckstar perché costa ancora almeno del Rode e la qualità di registrazione è praticamente la stessa. Inoltre la batteria dura davvero un sacco, io l'ho utilizzato da quando l'ho comprato e posso dirvi che fa davvero il suo dovere, per cui se volete iniziare vi consiglio di non spendere troppi soldi. E il link lo trovate nella descrizione del video. Veniamo adesso all'Handy Recorder. Questo dispositivo è davvero fantastico perché vi consente di fare davvero un sacco di cose. Dunque iniziamo col dire che è portatile. Infatti potete registrare direttamente sul dispositivo perché ha uno slot per le memory card ed è alimentato a batterie. Questo vuol dire che voi potete utilizzare questo dispositivo in qualunque posto volete. Può essere utilizzato per i voiceover, può essere utilizzato per fare interviste, può anche essere utilizzato per registrare una live session acustica di una band. Infatti ha la modalità surround. Questo vuol dire che registrerà non soltanto dalla parte frontale del microfono, ma anche da quella posteriore, in modo tale da registrare tutto ciò che avviene intorno a lui. È una funzione davvero comoda e davvero unica, non tutti i microfoni ce l'hanno. Quindi io vi consiglio assolutamente l'acquisto del modello che utilizzo io, che è lo Zoom H2N. Utilizzo questo modello sin dal 2010, quindi lo conosco abbastanza bene, non mi ha mai abbandonato, ha sempre funzionato perfettamente e le batterie durano davvero tantissimo. Quindi se state cercando un dispositivo che vi consenta di fare
fare diversi tipi di registrazione e che sia soprattutto portatile, questo è il dispositivo che fa per voi, anche se è vero è un po' più costoso degli altri. Io l'ho pagato su 200 euro ma era appena uscito, per cui ora sicuramente lo trovate a meno e vi lascio il link in descrizione. Ultimo ma non per importanza, il microfono a condensatore. Questo tipo di microfono può essere utile secondo me soltanto in due tipi di situazioni. 1. Avete un setup da studio e volete realizzare i voiceover con la qualità maggiore possibile. Questo potrebbe essere il microfono che fa per voi. Infatti, una volta montato su un braccio che rimarrà sempre nella sua stessa posizione, una volta che sarà collegato alla scheda audio che poi sarà collegata al computer, siete a posto. Potete utilizzarlo sempre per tutte le registrazioni da studio che volete fare, chiaramente tenendolo sempre nello stesso posto, perché spostare il microfono, la scheda audio e il computer diventa davvero complicato. Ebbene sì, questo microfono può essere utilizzato soltanto in coppia con scheda audio e computer, oppure con un dispositivo esterno particolare che fa sia da computer che da scheda audio, però comunque vi serve qualcosa di esterno da comprare al microfono, quindi se volete utilizzare questo tipo di setup vi consiglio microfono, scheda audio e computer. La seconda situazione in cui potrebbe servirvi un microfono a condensatore è la registrazione di audio musicale. Infatti, se voi volete cantare, se volete registrare la vostra chitarra, se volete registrare il vostro gruppo, questo potrebbe essere il microfono per voi. Infatti il microfono a condensatore è famoso per avere la migliore qualità di registrazione audio e anche la migliore fedeltà, per cui se volete registrare qualcosa che non venga distorto in nessun modo, il microfono a condensatore è la scelta che fa per voi. Il microfono a condensatore però è uno dei più costosi di tutti. Infatti se volete un buon microfono a condensatore arriverete a spendere davvero tanti soldi. Quello che utilizzo io però è un Rode NT1A, davvero fantastico perché è un buon compromesso tra qualità e prezzo. Viene inoltre fornito insieme al suo filtro, insieme al ragno che tiene poi sul microfono, per cui il kit che vi propongo è davvero un'ottima soluzione. Io l'ho comprato da Amazon e vi lascio il link in descrizione. In coppia con il mio Rode NT1A utilizzo una Scarlett, che sarebbe la scheda audio alla quale collego il microfono. È davvero fantastica, dispone dell'alimentazione Phantom, ovvero un'alimentazione particolare di cui alcuni dispositivi a condensatore hanno bisogno, ed inoltre è autoalimentata, quindi basterà la USB del vostro computer e non servirà collegarla alla corrente. Dunque, ricapitolando, il microfono a condensatore è quello che registra meglio di tutti, è il più costoso eppure il più scomodo da utilizzare perché non può essere utilizzato da solo ma ha bisogno della scheda audio e del computer. Secondo me la situazione migliore per uno youtuber che sta iniziando è quella di comprarsi uno shotgun da posizionare sopra la sua macchina fotografica in modo tale da poterlo utilizzare per fare vlog e cose di questo genere, e un lavalier se volete fare video tipo i miei, oppure se dovete fare delle registrazioni in cui è davvero importante che siate lontani dalla vostra macchina fotografica. Dunque secondo me l'acquisto di questi due microfoni copre la maggior parte delle situazioni possibili. Se invece voi volete concentrarvi su voiceover e cose di questo genere, allora andate sullo Zoom H2N. Se però volete registrare voiceover alla massima qualità oppure video musicali, vi consiglio assolutamente di utilizzare il microfono a condensatore. Dunque il video di oggi finisce qui, spero di esservi stato utile, se è stato così lasciate mi piace e iscrivetevi al canale per altri video come questo. I link di tutti i prodotti di cui ho parlato oggi li trovate ovviamente nella descrizione del video. Che dire, buona registrazione a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!